Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium. Per questa occasione mi sono messo anche la cravatta Nintendo Park Screen e vi voglio far vedere la mia nuova intro. Quindi a voi una buona visione e dopo vi vado a cambiare così proseguo con il video. Dopo la intro vi mostro praticamente quali sono le novità di cui andremo a parlare. La prima novità è questo materiale, praticamente è del PLA effetto SITA, quelli che mi hanno inviato come campione è di colore rosso, però la Filoprint ne ha diversi colori. È da dire da subito che non è un materiale che va verniciato, va sfruttato per le sue capacità per il colore. Le sue capacità particolari è il riflesso che emette. Infatti ho potuto provare la qualità di questo materiale solo osservando i video che hanno fatto altri youtuber, però sinceramente vederlo di fatto è davvero bellissimo. Questo ad esempio è come si presenta sotto la luce, vedete i bei riflessi di questo materiale. Questo doveva venire i play button di YouTube, ma purtroppo mi è venuto sto macello. Però la colpa non è del materiale, ma di un motore difettoso. Con il materiale restante sono andato a stampare questi supporti qua, che sono per delle strisce LED che andrò a mettere qui. Nella foto vedete in dettaglio praticamente come è venuto. Quello che premette o promette il produttore sono particolari capacità anche nei layer, un layer più lisci, più gradibili a guardare. Sinceramente vedendo i primi layer, quelli che fanno un po' la scaletta su questo prodotto, posso dire che effettivamente è così. Per quanto riguarda le temperature di stampa, va dai 205 ai 220. Io mi mantengo sempre su un valore medio tra questi due qui e temperature del letto di stampa sono andati sui 40 gradi. Adesso vi faccio vedere nel video che segue praticamente come va a stampare su questo materiale. Ho caricato il materiale sulla bobina e ho fatto l'estrusione del materiale. Se vedete è un po' più scuro perché comunque sotto c'era il colore verde, ma poco importa, tanti i primi strati sono nascosti. Mettiamoci la lacca. Vi ricordo che questo è ancora il vetro vecchio, quindi in questo punto qua c'è ancora un punto di rottura. Finché non finisco il materiale non lo cambio. E adesso avviamo la stampa richiamando il file. Eccolo qui. E adesso aspettiamo che parti. Allora, ho cominciato la stampa. Solito contorno per lo spurgo. Come ho detto prima, è un po' scuro solo perché ci sono dei residui di colore verde all'interno. Se vedete, comincia a schiarirsi un pochettino. Ok, ci aggiorniamo dopo perché ci vogliono circa 3 ore di lavoro. Ecco che già si intravede l'effetto seta. Se notate nel punto centrale, vedete quella macchiolina,
è dovuto al fatto che quel punto lì è il vetro rotto. Invece, ecco, vedete quelle poche linee più scure di rosso, sono dovute al fatto che al suo interno c'era ancora il colore verde che stava spurgando. Ma come ho detto inizialmente, poco me ne importa, tanto è la parte sottostante, man mano che saliranno gli strati questo problema andrà a sparire. Comunque è da notare che la nuova impostazione di cura, il nuovo sistema, quello delle maglie, si presenta benissimo. Allora, ormai il colore verde è stato del tutto spurgato, non c'è più, infatti si vede dal materiale plastico che è totalmente rosso, un bel rosso rubino. Infatti questo materiale si sta davvero comportando bene secondo quello che è stato descritto anche dal fornitore. Quelle che è da notare sono questi primi layer in cui già la scaletta sembra omogenea, però purtroppo finché non sarà finito il lavoro non possiamo avere un'idea di quello che dà come prestazioni. Allora adesso lui deve fare più o meno 2 mm di spessore per poi passare al riempimento. Ho cominciato a fare la parte centrale del logo del Play, perché ancora presto sta a 1,1 mm di altezza. Prima che cominci a fare il riempimento ci vorranno ancora altri 3 strati, altri 3 layer. Vediamo se riesco a farlo vedere da qui. No, perché non si sposta, non ci si vede. Ecco, mettiamoci dietro. Ecco, sì. Di qua si vede. Questo materiale è bellissimo, a parte che mantiene le stesse caratteristiche dei materiali PLA precedenti, ma quello che lo contraddistingue è proprio questa caratteristica dei riflessi, del fatto che questo è un rosso rubino, ma ho visto che comunque sono altri colori disponibili sul sito. Adesso qui sto stampando dei supporti per delle strisce LED, visto che a disposizione ho un solo metro di materiale. Ho dovuto sostituire i due motori, anzi ho dovuto invertire, perché questo qui di sotto è un motore che ho comprato su Amazon. Ho fatto un guaio perché non è del tutto compatibile con questa stampante, ogni tanto si blocca, quindi ho dovuto cambiare, ma è bellissimo. Pensate che solo 10 metri di questo filo costa circa 3,50 euro, la bobina interna non mi ricordo quanto costa. È un peccato che non mi è venuto il logo di YouTube, vabbè, pazienza. Detto questo, passiamo alla chicca. Praticamente, parlando di cura, ha introdotto un nuovo sistema. Al di là dell'opzione stiratura, è possibile migliorare ancora di più la stampa. Vabbè, nel caso di questo materiale sembra quasi inutile utilizzare questa nuova opzione di cura, però io comunque ve la mostro uguale perché può ritornare utile per migliorare la qualità delle vostre stampe. Quindi apriamo il nostro programma cura e vediamo cosa dobbiamo fare per migliorare le nostre stampe. Dopo aver aperto il nostro programma, io ho caricato praticamente quello che è il supporto che vi ho fatto vedere, quello lì piccolino per i LED, giusto per dimostrarvi. Portiamolo più qui, così abbiamo una visione migliore. Ok, giusto per mostrarvi come
utilizzare la nuova opzione. Di norma, con le versioni precedenti, utilizzavamo abilità stiratura, che migliorava praticamente l'ultimo layer. Praticamente l'ugello caldo andava a passare sulla superficie e stirava, levigava praticamente la superficie. Con questa nuova versione di cura è stato introdotto praticamente correzione delle maglie. In pratica, con varie opzioni è possibile praticamente correggere gli strati man mano che vengono applicati, per avere un supporto più liscio, più omogeneo, esteticamente più bello. Le opzioni che io ho abilitato sono unione dei volumi in sovrapposizione, ricucitura completa dei fori, mantenimento delle superfici scollegate, e ovviamente per sovrapposizione maglie ho rimasto il valore in default 0.15. Non ho avuto modo di fare esperimenti per vedere se ci sono differenze. Rimozione dell'inserzione di maglie, rimozione maglie alternate, poi risoluzione 0.5, risoluzione massima 0.8 e deviazione massima 0.025. Se vedete questa voce qui, rimozione di tutti i fori, l'ho rimasta in bianco per farvi vedere praticamente che non la dovete utilizzare, perché è andata soltanto a peggiorare la situazione. Quindi, a farvi vedere, andiamo in anteprima. Andiamo a ingrandire. Ecco qua. Se vedete, qui ci sono dei fori per il passaggio delle viti, per mantenere comunque la striscia LED. Andando a cliccare qui, praticamente lui cosa fa? Va a chiudere qualsiasi foro. Vedete? Ha cucito anche i fori. Questa opzione sarebbe ideale quando il pezzo è un pezzo solido, tipo un cubo. Deve essere praticamente un cubo senza alcun disegno, senza alcuna incisione. Però nel mio caso io ho dei fori che serviranno per passare la vite, e quindi non lo andrò a utilizzare. Rimozione di fori, ecco qui. Infatti questa opzione andrò anche a eliminare da qui per non confondermi. Questa qui, mantenimento delle superfici scollegate, è bene lasciarla spuntata, perché questo migliorerà praticamente la rimozione di quelli che sono i supporti per i layer sospesi, perché se vedete qui sotto c'è il supporto per i layer sospeso. Se togliete praticamente questa spunta, questi layer di supporto verranno saldati con maggior pressione, e questo dopo diventerà un po' fastidioso nell'eliminare. Se, come vi faccio vedere di nuovo dalla foto, da come potete vedere nella foto, i miglioramenti sono davvero spettacolari. Adesso purtroppo non so se è da dare al materiale, in questo caso alla seta, oppure a questo. Non ho voluto fare esperimenti perché sinceramente, avendo avuto poco materiale a disposizione, non mi ci sono messo a fare gli esperimenti. Questo primo test mi è piaciuto, mi dispiace solo non aver potuto purtroppo realizzare il mio play button. Infatti l'ho fatto con il mio incisore laser, ho fatto a legno, per rivestito con i glitter, ho ottenuto un altro risultato abbastanza accattivante. A questo punto non ho nulla altro da dire su questo programma, su cura. Unica cosa da aggiungere è il fatto di lasciare un like e iscrivervi al canale, soprattutto se conoscete amici. Condividete il mio canale, pubblicizzatemi, fate sapere che esisto. Ho bisogno di raggiungere i 10.000 iscritti, è un mio obiettivo personale che mi aiuterà comunque a contenere quelle che sono le spese per fare questi video. Vi auguro a voi una buona giornata e spero di rivedervi di nuovo sul mio canale.